Al deposito Giordani da novembre del 2008 è cambiata gestione ed è la struttura è stata assunta e modificata aggiungendo nuovi servizi con l'ingresso del nuovo gestore, la cooperativa Nuove Tecniche. Certamente la cooperativa si avvale moltissimo dell'aiuto del comune di Pordenone e diciamo, l'accordo tra la cooperativa e il comune si basa sul fatto che al deposito non vengono più proposti soltanto concerti, grandi concerti, quindi delle star, dello show business italiano, per intenderci, italiano e non, ma che venga anche posto un accento e un'attenzione su tutte quelle, problematiche o più ampiamente necessità del mondo artistico giovanile. Da qui è nata la rassegna, per esempio la rassegna Palco Aperto, che è lo scouting dei giovani talenti emergenti, dell'area friulano-veneta, che trovano qui dal deposito la possibilità di presentare il loro nuovo album, ha poi altre iniziative che possono virare anche verso la formazione. Qui abbiamo per esempio corsi di fumetto, corsi di strumenti, di formazione riguardo alla musica, piuttosto che a diventare uno speaker radiofonico con Radio Grande Complotto. Il servizio è rivolto a tutti i ragazzi che abbiano dai 14 ai 27 anni, con la possibilità di ottenere proprio per queste fasce di pubblico privilegiate, degli sconti presso i nostri servizi. Infatti il deposito ha anche dentro di sé, lo studio di registrazione per pieno impastato e la sala prove Sonic Box, che elargiscono ore gratuite, sponsorizzate dal comune ai giovani musicisti che avessero bisogno di una consulenza artistica o tecnica sulla registrazione o di registrare propriamente un CD oppure di fare le prove. La gente può trovarci qui tutti i giorni, anche solo per venire qua e utilizzare i nostri computer per andare in internet, ad esempio, dalle 4 alle 7 di sera, e poi durante il weekend e durante le serate da noi organizzate. Certo, abbiamo un sito internet nuovo, molto bello, www.depositogiordani.it, ci sono varie caselle, c'è quella più generale che riassume tutti gli eventi, poi c'è anche quella dell'aggregazione dove trovare il programma dei corsi di formazione. Grazie mille. A voi.